Appena arriva l'auto nuova dal concessionario, per prima cosa la smontiamo, la facciamo a pezzi, quasi la distruggiamo. Abitavo su un quartiere popolare e mi ricordo che sul giardino di mia nonna avevo trasformato quel bel giardino tenuto bene in un deposito di auto, di pezzi, di motori messi di qua, messi di là, di cofani, di tutto quello che poteva avere un'officina era sul giardino di mia nonna allo scoperto. Da quel giardino è nata tutta questa struttura che ci ha permesso ad oggi di essere un'officina importante nel mondo delle elaborazioni. Nel 2008-2009 abbiamo costruito quello che è stato il nostro cavallo di battaglia, ovvero la famosa Carboncina, un'auto in fibra di carbonio con un motore americano su carrozzeria giapponese. Ogni autovettura è unica in se stessa, ogni tipo di elaborazione ha bisogno di determinate modifiche e di differenti tipi di costruzioni e di applicazioni. Per cui è una sfida ogni volta che un'auto entra da quel portone. L'ingrediente segreto sono i primi 10 minuti quando tutti noi cinque ci raduniamo di fronte al nostro progetto. Ed è lì che secondo me nascono le idee. L'elettronica è il punto di chiave dell'elaborazione al giorno d'oggi. Senza l'elettronica non vengono fuori i risultati. Costruire un'auto da corsa è molto semplice. Costruire un'auto stradale con all'interno componenti di un'auto da corsa, a mio avviso, è molto più difficile. Ecco perché Bristil è riconosciuto a livello italiano, europeo, forse anche mondiale, nella preparazione di autovetture con una carrozzeria tranquilla apparentemente, ma all'interno dei propulsori molto elaborati, prestazionalmente evoluti in tutto e per tutto, dall'elettronica alle parti meccaniche. Il test del venerdì sera era tirar fuori il proprio bolide e trovarsi insieme ad altri appassionati, nonché altre officine, e vedere chi aveva la macchina più veloce. Siamo riusciti a costruire nel 2016 una fra le auto stradali più potenti a livello europeo. Siamo riusciti ad arrivare a 1900 cavalli su strada, su quattro ruote. Il mio elettronico di fiducia mi disse: Enrico, stai attento perché questa va forte forte, tu non hai provato niente del genere. E io fra me e me ho detto: ma figurati se non riesco a gestirla io che ho fatto 5 anni il pilota dei drift. E poi quando abbiamo messo la pressione quella vera, per cui 2,2, 2,4 di pressione turbo, nel cambio marcia a 190 all'ora ho perso la trazione di tutte e quattro le ruote. Ed è quel punto là che ho cominciato a sudare e a capire che non le avevo viste proprio tutte ancora. Non è un'auto che hai voglia tutti i giorni di portarla in giro, perché questa ti terrorizza davvero.